Rientro capitali con voluntary disclosure 2015, cosa fare? Questo video ti informa su tutto quello che devi sapere e cosa devi considerare se ti decidi per il rientro capitali o se invece dopo la voluntary disclosure vuoi continuare a tenere il tuo conto in Svizzera. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero con SwissBankingLawyers.com dal mio studio di Zurigo a Paradeplatz. Il mio studio offre la volontaria disclosure fatta tutta sul territorio svizzero. Offro la massima discrezione, non ho nessun obbligo di segnalazione. Tutti pensano che la volontaria disclosure sia un problema che riguarda solamente i paperoni, invece non è così. Ho tanti clienti che non sono paperoni, non sono high net worth individuals, ma hanno fondi che non superano il milione di euro. Abbiamo casi con insegnanti inviati all'estero dal governo italiano, abbiamo casi con personale del consolato o di altri expats. In tutti questi casi era addirittura il governo italiano ad organizzare l'apertura del conto presso una banca svizzera, spesso l'UBS. Se hai sotto il milione di euro, ora ti faccio un appello importante. Se consideri fare la volontaria disclosure, non aspettare e perdere tempo prezioso, ma inizia subito con la raccolta dei documenti. Devi sapere che le banche svizzere non hanno interesse a tenerti come cliente, perché sei un cliente piccolo e non sei adatto alla gestione patrimoniale. Dunque, nella ottica della banca svizzera, non sei interessante. Non sono rari i casi con clienti sotto il milione dove la banca ci mette 3 o addirittura 4 mesi per recuperare la documentazione bancaria. Se anche tu, come tanti altri, sei un cliente con relativamente pochi soldi sul conto svizzero, devi iniziare subito con la richiesta della documentazione bancaria. Mandami una email e ti mando gratis una lista con i documenti che devi chiedere alla banca, anche se la voluntary disclosure non la fai da me, non la fai con il mio studio. Inizia subito a raccogliere i documenti bancari, altrimenti rischi di perdere tempo prezioso. I paperoni, invece, quelli che hanno più del milione di euro, non si devono preoccupare, perché lì ci pensa la banca svizzera. Essa è interessata a tenersi caro il cliente, diventato tax compliant dopo la voluntary disclosure. La banca svizzera ha dunque il massimo interesse ad aiutare il cliente a fare la voluntary disclosure per poter continuare a gestire questi capitali produttivi. Puoi stare tranquillo, perché se hai tanti soldi sul conto, investiti con la banca, essa in massimo una settimana ti raccoglie tutti i documenti necessari per fare la voluntary disclosure. Negli ultimi 3 mesi UBS ha fatto un utile netto record di 1,2 miliardi di franchi. Sergio Ermotti, il capitano e CEO dell'UBS, ha deciso di buttare fuori e di mettere alla porta clienti con 30 miliardi di cash. Tutti i clienti che non vogliono fare asset management, che non fanno gestione patrimoniale, sono messi alla porta. UBS e Credito Svizzero stanno buttando fuori tutti i clienti che si ribellano alla gestione e vogliono solo posizioni in cash. Possiamo essere certi che le altre banche svizzere seguiranno l'esempio di UBS e Credito Svizzero. Dunque, se anche tu, dopo la voluntary disclosure, non ti sei deciso per il rientro capitali, ma vuoi lasciare il conto in Svizzera, lo puoi fare solo a condizione di dare in gestione il tuo patrimonio in Svizzera. Anche se hai tanti milioni e non fai gestione patrimoniale con la banca svizzera, sarai messo alla porta. Se dopo l'AVD vuoi tenere i soldi in Svizzera, sei costretto a fare gestione patrimoniale, a fare asset management, altrimenti hai il rientro dei capitali forzato, imposto dalla banca. Il mio consiglio in questo caso è di cercare un gestore indipendente che ti gestisce il patrimonio e non lascia alla banca di fare quello che vuole. Se vuoi ottimizzare la gestione patrimoniale, ti conviene cercare un gestore indipendente che cura esclusivamente i tuoi interessi e non quelli della banca, e non deve rispettare, per esempio, una recommendation list con investimenti della banca, cioè gli investimenti proposti dalla banca. Come ex dirigente della Swiss Association of Asset Managers, sono in grado di raccomandarti un gestore professionale che fa per te. Basta farmi uno squillo e ti raccomando un gestore capace. Se anche tu hai un conto in Svizzera da regolarizzare,
non rimanere passivo e non perdere tempo nell'attesa di un miracolo. Non ci sono miracoli. Non ti puoi più permettere di fare errori ora. La volontaria disclosure è l'ultima chiamata. Fatti aiutare da noi. Prendi in mano il telefono oggi stesso. Usa una linea neutrale, magari quella di un hotel, e chiama subito il numero 0041 79 790 4444 per fissare un appuntamento con me a Zurigo, lontano da occhi ed orecchie indiscrete. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e ti auguro una buona giornata.